Start, 2, 1, boost to ignition, and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Quello che andremo a vedere oggi è Soul Ash 2, un gioco che è il seguito di quello che ho portato 2-3 anni fa, ma è un gioco completamente diverso. E ve lo dico subito, è un gioco che a me piace tanto, tanto da farmi scrivere anche privatamente allo sviluppatore, che è sviluppato da una sola persona, Arthur Zmiarowski, ed è uno di quei giochi che stimola la fantasia. È uno di quei giochi un po' retro, che l'avessi avuto da piccolo ci sarei morto dietro, probabilmente. Ed è un gioco che a tanti di voi non piacerà, ma altrettanti potrebbe piacere veramente tantissimo. È un sandbox, quindi libero, potete fare quello che volete. Fantasy. Fantasy, dark fantasy o high fantasy, insomma adesso andremo a vedere perché. Vi creo una nuova partita. Io sono morto subito. Allora, io ho il mondo. Il mondo lo potete generare, viene generato un po' come su Dwarf Fortress, con la sua storia, le sue civiltà che nascono. Ma voglio farvi vedere tutto dall'inizio. Quindi lo vado a eliminare, ne creiamo uno nuovo, perché quando voi morite, adesso io faccio un mondo piccolo, civiltà ne facciamo poche, lo creiamo, lo chiamiamo, vabbè, poi adesso iniziamo a crearlo, poi lo chiamiamo Indie World. Vedete, queste sono le mappe bellissime e non mi piace, ne creo un altro e praticamente il gioco ci genererà i primi 100 anni. Adesso io lo chiamo Indie World e salvo. Quindi vedete che qua passano gli anni, noi arriveremo al, vedete qua è tutto quello che succede, le migrazioni, i commerci, la crescita delle i funghi che vengono portati in giro, vabbè, le razze sono tante. E vedete che abbiamo già dei luoghi, abbiamo già la storia, possiamo scegliere se andare avanti di altri 5 anni, 125 fino a 500 anni, noi non lo facciamo perché qua dice all'anno 100 noi creiamo un nuovo personaggio. Quindi è quello che faremo, andiamo avanti. Intanto diamo un'occhiata, vabbè, c'è una zona più Middlefield Village. Vedete che sono controllati da diverse persone, i nomi vengono generati, le famiglie vengono generate in automatico e così via. Noi andiamo avanti. Ora possiamo scegliere tre modalità di gioco. Light Fantasy, praticamente quando noi moriamo, respawniamo nel nostro accampamento base perdendo tutto e possiamo andare a recuperare le cose. Il nostro personaggio però non invecchia e non può morire di fame o sete, ma subisce dei malus. Le abilità richiedono il 200% in più di risorse, insomma, per avanzare. Puoi iniziare solo come orfano, però non hai il punteggio. La modalità classica, vabbè, intanto vado di qua, prima della classica, l'hardcore, morite voi, muore il mondo. Questa invece è la modalità fantasy, che penso sia quella standard del gioco. Avete la morte permanente, quindi morite. Ne create un altro di personaggio e giocate nello stesso mondo. Potete continuare, appunto, come vi dicevo, e non avete penalità al guadagno delle skill, potete essere parte di una famiglia esistente e tra l'altro invecchiate, perché si invecchia in gioco. Allora, io ho visto un tutorial molto veloce, è quello che ci consigliano di prendere la skill Adventuring. Queste sono tutte le skill che potete prendere, questo influenza anche quanto siete bravi. Quindi io faccio Adventuring e ci viene data la borraccia e un coltello. Io poi potrei prendere, vedete, agricoltura, prendo il falcetto, ma non mi interessa. Voglio fare carpentry perché potete anche costruire. Potete costruire anche construction, fare hammer, quindi costruire edifici. Cacciare, io lo prendo perché mi fa comodo. Imbuing, vabbè, ci sono anche le magie. Imbuing non lo prendo. Leatherworking ci dà le forbici, così come la sartoria. Io metto Sword Fighting, quindi mi dà anche una spada corta. Quindi ho scelto le mie tre abilità, andiamo avanti. Praticamente adesso ci farà creare il personaggio. Quindi credo di aver finito. No, non mi lascia. Perché? Posso scegliere un'altra? No. Ah, devo scegliere i miei discendenti. Ok, sì, in effetti questo mi si era aperto in automatico prima. Va bene, Indy, la cosa notevole è che ha molti più capelli, ne ha 218 tipi di capelli diversi, infatti anche il pelato fa aggiungere i ciuffi in ogni dove.
Facciamo, prima di tutto mettiamo i capelli neri, dopodiché ci mettiamo pelati, tolgo gli accessori, anche se il pirata ci starebbe, e cambiamo la barba in modo che la barba mi resta nera. Facciamo così. Ok, questo è Indy, e la razza, umani, nano, rasimi, elfo, rettiliano, goblin, ursan, mushman, l'uomo fungo. L'ognol, il bone right, e qua abbiamo altre cose, abbiamo gli orchi e i troll, noi facciamo umani, come siamo sempre abituati a fare, e basta, i vestiti viola, possiamo scegliere il background diverso del nostro personaggio, il vestito, e va bene, iniziamo. Praticamente ora possiamo scegliere di partire come orfani, quindi non abbiamo famiglia, possiamo invece scegliere di partire, e ogni partita, ogni mondo, più che partita, è diversa perché vi crea delle famiglie completamente diverse, con nomi completamente diversi. Qua vedete la descrizione, quindi praticamente il White House Village ha una popolazione di 69, questa ne ha di 50, vedete che sono tutti in parti diverse, 138 e 44. Io prenderei il Middlefield e qua vedete partite come orfani o le famiglie molto numerose. Io prendo questa famiglia qui, che sono tutti capelloni, Lettriger Family, abbiamo un campo di grano soltanto, altri invece hanno magari la carpenteria, il flax farm, il campo di mi sfugge cos'è il flax. No, facciamo Lettriger, che è più facile. Abbiamo solo tre persone, il leader che è Manfield Lettriger e Riker e Wayland. Iniziamo in questa famiglia qui. Partiamo a nord. Ora, la meccanica di gioco non è proprio semplicissima. Perché? Perché la prima cosa che vi succede partendo, vedrete tutto buio e non capirete il perché. Poi guardate qua, vedete, potete guardare in basso, potete guardare ad altezza terreno o guardare in alto, ma in alto non c'è niente. Più guardo in alto, più vedo il cielo, ma non si vede niente. Quindi dobbiamo guardare dritti. L'altra cosa importante è il sistema di movimento che io ho cambiato, perché potete metterlo basato sulla vista del personaggio direzionale. Significa che, ecco adesso, ok, significa che con WSD vi muovete, ma il personaggio può vedere solo in una direzione. Infatti vedete che qui è più chiaro, qui è più scuro, quindi noi attualmente siamo girati di là. Facessimo il direzionale, io premo V e mi muoverei in questa direzione qui. Quindi dovrei ruotare lo sguardo, per farlo devo cliccare con l'Alt e poi premere il tasto sinistro, vedete che lui si sta girando in tutte le direzioni. Io ho scelto la modalità con il tastierino numerico, che è assoluta, cioè praticamente io ho l'8 che guarda in su, il 4 che guarda a sinistra prima guarda, vedete che c'è la freccettina che ruota intorno al mio cerchio, e poi basta. Questo è il villaggio nel mondo, quindi noi ci troviamo qui, in questo villaggio qui, possiamo lasciare questo luogo e ci viene data un punto di domanda qua in alto dove dovremmo andare per affrontare le prime quest, ma quello che possiamo fare è anche camminare nel villaggio e passano i giorni, abbiamo la vita, la stamina, la fame e la sete, e ci sono vari gradi poi di fame e sete. Quando iniziamo a soffrire e arriviamo al livello 4 non possiamo più viaggiare tra una mappa e l'altra. Vedete che qua quando veniamo dei punti di domanda o esclamativi, adesso mi ricordo, è perché sentiamo qualcuno ma non lo vediamo. Io ho sentito qualcuno che commentava lì, infatti vedo questo è, premo lo shift ed è Delbert Adenbangen. Io voglio andare a parlargli, quindi vorrei, se si fermasse 2 secondi, anzi potrei anche cliccare, parla, e lui va e parla. Posso chiedergli delle direzioni, posso chiedergli se ci sono dei trainer, perché le abilità hanno un tot di livelli massimi, poi serve un trainer. Assumerlo in parti, perché potevamo prendere la skill di leadership e quindi guidare in battaglia dei compagni. Volevo commerciare, ma lui non commercia. Non dà la mano. Allora, niente. E qua vedete delle case. Case che possiamo costruire anche noi. Qua. Ah, eccoli qua. Questi sono i nostri fratelli. Ciao a tutti. Questo è il leader. Credo sia. Vediamo. Manfield. Vedete che sta indossando
la bandana di lino, una sciarpa di lino, una maglietta di cotone, una camicia di cotone, guanti di lino e vabbè, tutto. E sta tenendo in mano una, un falcetto di legno. Io posso cliccare col destro, posso commerciare, posso conversare, posso attaccarlo, converso, trade goods. Io volevo comprare, però vedete, noi siamo una famiglia di contadini, quindi non è che abbiamo molto altro da fare. Posso aprire questo? Vediamo se lo posso fare. Posso? Non lo so. No. Se io vado qui, posso aprirlo? No. Stash. No, non me lo fa aprire. Non so perché, ma probabilmente non possiamo. Qua abbiamo un letto. Vabbè. Adesso quello che si può fare, oltre a questo, vabbè, questi sono i campi di grano, penso, della famiglia. Se io vado qui e faccio Leave Region, lui prende e se ne va. Perché ai bordi della mappa potete lasciare. La cosa brutta che ho notato, e che ho sentito anche dai tutorial, è che se un nemico vi insegue fino al bordo. Quindi non è che potete scappare. Comunque, possiamo iniziare a camminare e andare fino qui. Vedete che passano anche i giorni. Non so cosa sia questo. È un'altra città. Dovrei andare qui. È una tundra. Andiamo lì. E vedete che adesso andiamo qua. Entriamo nella regione. Ed è notte. Quindi è dopo mezzanotte. Quindi a questo punto noi o camminiamo. Vedete che è qua in alto il punto, quindi dovremmo camminare. Però non mi fido tanto, quindi io premo R. Col tasto R passa del tempo e la nostra stamina risale. Riposiamo, passa del tempo, così come il tempo passa quando noi camminiamo, quindi possiamo camminare. Avessimo una torcia potremmo vedere di più. In questo caso speriamo di non... Allora, col tasto I accediamo all'inventario. L'inventario che è qui, quello che abbiamo equipaggiato è qui, quindi io potrei a questo punto mettere anche l'arco, però l'arco non ha molto senso perché dovrei guardare da lontano, anzi potrei metterlo come arma secondaria, che cambia anche la parata. Metto i punti che dovevo mettere, punto sulla forza. Qua abbiamo le skill che salgono, come Ultima Online, come tanti altri giochi, cioè più facciamo qualcosa, più la skill sale. Ed è riportato sotto ogni skill, quindi in questo caso più noi scopriamo punti di interesse o risorse, più livelliamo avventura. Mentre invece lo Sword Fighting, puoi allenare questa skill usando l'abilità attaccando con la spada. Qua abbiamo il crafting manuale, quindi possiamo andare a vedere le risorse che abbiamo e le cose che possiamo craftare. In questo caso abbiamo il copper ingot, ci chiede un smelter, quindi un forno, e del copper ore. E a questo punto poi potremo andare a fare craft e crearlo, e così via. Potremmo fare lo string, qua ci chiede una workbench, non so come l'ho pronunciata, workbench. No, qua abbiamo del legno e del, vabbè, opzionale ingrediente magico per incantare. Cioè, è un gioco assolutamente vastissimo. Tra l'altro, Sleep Until Morning. Ok, qua infatti ci sono gli altri. Skillbook, che si accede direttamente con la V. Quelli che vi ho fatto vedere prima. Il tutorial, che ci spiega tutte queste cose che vi ho detto brevemente. Il riposo con R. La T ci permette di attaccare a distanza. La, vabbè, Wait Until Morning. Aspettiamo fino a mattina. Ok, e vedete che adesso è mattina. Io mi do una rapida occhiata intorno. Siamo in mezzo alla tundra, in mezzo al nulla. Quindi inizio a camminare pian piano. Ora, devo fare molta attenzione perché questa regione qui viene data come regione facile. Vedete, qua non riesco a camminare perché? Perché c'è un albero morto. Cliccando col destro tante volte c'è possibilità di cut wood. Non lo posso fare, vedete qua sotto, perché non ho l'accetta. Quindi niente da fare. Proseguiamo. Mi fermo. Premo R, mi riposo e vedete che qua in alto sulla stamina è scesa, è diventata marroncina.
perché pian piano poi ci riposiamo, comunque la nostra stamina non ci torna a livello massimo e dobbiamo per forza allontanarci, riposarci. Io prenderei l'arco perché secondo me qua sopra c'è qualcosa. Ok, posso attaccarlo. Vedete che devo fare un passo avanti. Mamma mia, mannaggia. Allora, mi muovo. Passo avanti. Questi qui mi attaccano, perché intorno adesso la freccia, il tondino è bianco, ma diventerà rosso a breve. Ok, gli ho fatto danno. Si sta avvicinando. I cambio arma e attacco melee con l'abilità che non posso più usare per tre turni. Adesso la posso usare nuovamente. La posso usare ancora. Ok. Posso fare scavenge, raccoglierlo, riempire i liquidi delle risorse vicine. No, io lo faccio scavenge. E ho raccolto carne e pelo bianco. Sì, pelo bianco. Adesso io però ho bisogno di riposare perché sono un po' ferito. Cos'è questo? Tengo premuto shift. Copper shovel. Ah, interessante. Pick. Vedete che poi è possibile muoversi anche così. Loot all. Vedete, cliccando ci si muove. Però con il tastierino numerico si è un pochino più, si va un po' più di precisione. Ora, nell'inventario abbiamo anche questo. Abbiamo la pelle, abbiamo la carne. Dovrei cucinarla. Credo. O no. Però non so come fare. Intanto qua vedete che siamo all'early morning. Io volevo curarmi un pochino, ma non so come fare. Quindi io riposo. Recupero la stamina. Tanto volevo continuare a guardare su perché non si sa. Qua si vede anche del sangue sulla mappa. E purtroppo con il crafting non so fare nulla che sia in grado di curarmi. E non sono messo bene. Allora, andiamo avanti. Torno su e vediamo se c'è qualcosa. Vedete che qui guardo un po' di là. Ok, c'è quello. Deve attaccarmi uno solo, non due. Ma c'è qualcosa? No, non capisco. Ok, il lupo, quindi io prendo, cambio l'arma. Me ne sono tanti per ora. No, però mi sto curando intanto, eh. Sì, pian piano. Deve attaccarmi solo uno. Ok, questo. Vediamo. Ok. Via. No, basta. Devo cambiare l'arma. E spero. Vedete il punto esclamativo? Vuol dire che mi sta inseguendo uno. Un solo, fortunatamente. Allora, usiamo l'abilità. Gli ho già tolto un po' di vita. Quindi uso l'abilità. E gli faccio un po' di danno. Facciamo 5 danni e ne subiamo 2. Adesso io uso l'abilità. Gli ne ho tolti 11. Ok, ho preso un'altra abilità, ho preso Bushido, perché è una cosa che non vi ho fatto vedere prima. Praticamente nella abilità qua di Sword Fighting, cliccando su ogni abilità è diverso, praticamente su ogni abilità avete il livello, partiamo da 5, a livello 6 abbiamo livellato, abbiamo preso Bushido. Praticamente il target siamo noi stessi, amplifichiamo le difese e l'utility, e quindi tecnicamente se usiamo una spada o una pole arma, quindi un'arma inastata,
dovremmo fare più danno. Ora, scavenge. Ho recuperato Wolf 4 e Myth 5. Quindi abbiamo... Ok, qui avevamo la pelle bianca, il pelo bianco. Qua abbiamo quello di lupo e abbiamo preso altra carne. Non so cosa farne di tutto questo. Intanto il sole è sorto e siamo in mattina piena. Ora, io vorrei riposarmi un po'. E vedete che pian piano io mi riposo. Siamo qua in alto, Indie Lettringer, e 17 anni. Non... Soprattutto, quante frecce ho ancora al mio arco? 9. Ne ho fatte fuori la metà. E calcolate che adesso io sono già andato ben oltre quello che ho fatto nella mia prima partita. Vediamo se il tutorial dice qualcosa sulla cura. Si rigenera velocemente, ok. Sì, dovremmo, avessimo un'abilità di bendaggio, potremmo. Restil, ok, c'è anche questa. Mi riposo fino a quando non mi sono curato del tutto, sperando, guardando sempre su se non arriva qualcuno. E intanto la giornata però sta passando, sta arrivando mezzogiorno. A breve dovremo bere, abbiamo assolutamente sete. E il problema è che adesso andremo in disidratazione. Vabbè, andiamo, ci siamo curati abbastanza, direi. Ma, io volevo capire, ma move? No, no, non c'è nulla qua vicino. Crude arrow. Sì, pigliala. La freccia. Prendiamo un po' di frecce. Ok, questo ci ha visto, mi sa. No, ci hanno visto tutti e due. Guardate che fuggo e guardo su. No, fortunatamente no. Però dobbiamo riuscire ad attirarne uno solo. Ah, è pieno di frecce lì. Ok, allora. I prendo le frecce e mi avvicino. No. Sta, vedete che... Mamma mia, quanti sono. Questo non credo ci darà fastidio. Ma questo sì. Un lupo e un lupo bianco. Frozen grass. Ok, vedete su cosa si poggia. Vedete che c'è anche ogni casella ha un punteggio di rumore e di penalità di movimento. Eh sì, quello ci ha sentito, ci sta inseguendo. No, forse no. Dobbiamo riuscire ad attaccarne uno solo. Però sono tanti, cazzarola, non puoi pensare di affrontarli tutti così. Allora, se io faccio così. Ok, l'ho colpito. No, mi ha visto quello adesso. No, voglio provare... No, fa così. L'ho ferito. Ah no, non l'ho ferito, non è sangue, è proprio... Fammi... Ok. Oh, adesso sì. Sto perdendo un sacco di frecce. Speriamo non mi abbia sentito l'altro. Mi sta inseguendo uno solo. Mi giro. Lo colpisco. Cambio arma. Perdo il turno. Lo colpisco. Mi ha tolto tantissimo in questo. Gli tolgo uno. E io subisco 7. Non so il motivo. Aspetta. Bushido l'ho fatto subito. Ma io sto subendo tanto, perché? Sto subendo tanto danno. E gli faccio solo uno. E non so perché. Non capisco perché gli faccio così male. Così poco male. Vedi che gli tolgo uno? Ma mi sa che è grosso sto qui. Ah, non ho stamina. Ah, è per quello. E non è qui. È per quello un par di balle perché. Ok. La nostra avventura è finita qui. Siamo stati uccisi da un lupo. E il nostro personaggio è morto. Quindi. Il mio punteggio è stato meno 64. Perché comunque. Non so quanto.
siamo sopravvissuti, ma ha incontrato 5 uomini, ha esplorato 2 regioni, non hai trovato location speciali. Perché il bello, e credo che sia anche dovuto al fatto che c'è, in questo caso c'erano 100 anni di storia, con lore e luoghi che hanno una loro determinata storia. Comunque è un gioco tremendamente sandbox, tremendamente old style, tremendamente figo. Spero vi sia piaciuto. Io attendo che mi facciate sapere che cosa ne pensate. Il gioco ha un prezzaccio perché costa, adesso che lo sto giocando, meno di 15 euro. Il suo prezzo è sui 18,49. Quindi è uscito il 4 di dicembre 2023, quindi è vecchietto anche lui. Insomma è già quasi un anno che è fuori. Ed è attualmente in Early Access, quindi il gioco viene ancora espanso. Resterà in Early Access per almeno un anno, quindi o esce a fine di quest'anno o esce sicuramente l'anno prossimo in 1.0. Siamo alla 0.8, quindi anche in versione abbastanza avanzata. Lo sviluppatore ascolta molto il pubblico. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Alla prossima e ciao ciao.